quando iniziai a divulgare questo test, quanta diffidenza c'era nel mondo medico-scientifico, ma anche proprio anche di chi si occupava di medicina naturale, no? Mai avrebbero pensato che S-Drive si potesse posizionare in quest'ottica di vero supporto nella clinica. Io me ero, veramente mi sono innamorato subito di questo test quando ho visto i risultati, cioè il test su di me, e ho capito questo sono io, quindi ho fatto proprio una fotografia. E ho detto, come fa a conoscermi? Come fa a sapere che sono questo? E di lì è nato tutto. Come sapete, l'ho conosciuto a un congresso mondiale di medicina anti-aging alla Città del Messico. Quindi grande, direi, soddisfazione nel condividere con tutti voi queste conferme cliniche, poi questi dati. Pensate all'obiettivo di dottor Rada di arrivare a 100.000 pazienti trattati nel diabete. Pensate che grande opportunità. Senza escludere niente, noi ci mettiamo e ci poniamo a supporto in medicina preventiva e nel miglioramento della qualità della vita. Per chi non ha seguito, cercheremo di mettere a disposizione le registrazioni, chi non c'era questa mattina, vediamo di fare il possibile per darvi anche questo supporto, insomma, di rivedere la registrazione. La devo mettere a posto perché si è registrato di tutto, i vuoti, l'inizio, le pause, quindi un po' di pazienza, la metterò a disposizione, naturalmente chi la chiederà, e in maniera riservata per voi, non divulgabile. Allora, nel frattempo è arrivato il grande professor Spaggiari. Prof, di Sono corso. arrivato con affanno. Di Buongiorno a corso. tutti. E quindi ti siamo immensamente grati e volevamo, insomma, da te in questa mezz'oretta la tua introduzione al perché. Da un punto di vista clinico, e il report ci dà tutte quelle informazioni e poi le novità, insomma, che ci vuoi raccontare e vuoi, insomma, ribadire su quanto questo strumento sia veramente uno strumento prezioso per il supporto clinico. A te la parola. Grazie, grazie a tutti voi. Io sono appena tornato dal mio studio dove ho visto un mare di gente e quindi mi dispiace per il ritardo, anche se sono inglese, sono puntuale, però è andata così. Allora, ho sentito alcune cose fatte dal nostro collega. E devo dire che sono rimasto anch'io molto impressionato perché ha trattato argomenti decisamente difficili con una grande profondità. Io ovviamente ho un altro compito in questo momento, non mi metto alla portata del collega, ma voglio fare alcune considerazioni, visto che Giorgio Terziani mi ha pregato di fare un'introduzione. Guardate, io in questo momento ho detto non sono in studio, ma sono a casa e ho tirato fuori una card che voi ben conoscete. Ecco, questa parte qui che vi sto facendo vedere bene nel dettaglio è esattamente il circuito che noi abbiamo nell'S-Drive. E questo circuito, l'ho detto, lo continuo a ripetere, è un circuito oscillante. E quindi è un circuito in grado di captare informazioni che arrivano attraverso il cappello. Questo l'abbiamo detto N volte. Ma io adesso sto scrivendo una piccola pubblicazione, poi piccola per modo di dire, a dire la verità, una pubblicazione sull'S-Drive, e
in cui io faccio vedere questo circuito oscillante, è proprio questo, guardate, ve lo inquadro bene, lo vedete, è un circuito oscillante. Ma io lo dico sempre in questi termini e spiego il circuito oscillante in grado di captare quindi delle informazioni che provengono da questo tracciante biologico meraviglioso che si chiama capello, e queste informazioni vengono trasferite a questo circuito oscillante che le capta e poi le manda. Poi vedremo come fa a mandarle, ma diciamo che le capta. Quindi il circuito oscillante è in grado di percepire le informazioni. Ma è un discorso semplicistico il mio, perché dietro questo circuito oscillante mi viene quasi da sorridere, perché io devo necessariamente con voi colleghi semplificare, perché se facessi un discorso a voi da fisico sono convinto che voi girate e chiudete la comunicazione e andate a sentire qualcosa d'altro. Perché? Perché dietro a questa semplificazione che io continuo a fare di un circuito oscillante in grado di captare informazioni, c'è dietro una tecnologia, un sistema complesso di sviluppi matematici. Badate bene cosa vi dico, sviluppi matematici che dimostrano, perché a questo punto qualcheduno, giustamente, dico io, può essere scettico, può dire, vabbè, questo è il racconto, io racconto la fisica. Ma perché racconto la fisica? Perché la fisica, se fosse spiegata in altro modo, a noi medici probabilmente davvero non la capiremmo. Quindi la racconto, ma la racconto partendo però da presupposti che sono scientifici. Qui in questa mano, questo circuito che voi avete nell'S Drive, c'è una tecnologia incredibilmente avanzata. Perché dico questo? È perché se esamino bene questo circuito, ma voi poi lo vedrete in tutti i ragionamenti che faremo, e guardate che io qui un mare di fogli, saranno una quarantina di fogli, perché anch'io sono come San Tommaso, come voi. Perché a questo punto mi sono domandato, ma davvero questo circuito che io continuo a chiamare oscillante ha dei presupposti che sono talmente complessi, il cui risultato è quello di un circuito oscillante? Ma ho detto, questo è sempre una semplificazione. Perché gli sviluppi matematici che sottendono questo circuito sono sviluppi complessi, ma io a questo punto non mi permetto di dire a voi, vi faccio vedere, parto da delle equazioni complesse e vado a sviluppare queste equazioni per arrivare a questo risultato. Non sono diventato matto, però io mi sono preso la briga di dire, ma partendo da quelle equazioni complesse, qual è il risultato finale delle equazioni complesse? Perché uno ha sempre il sospetto che io parto dall'inizio con questa equazione e arrivo a un risultato che non corrisponde allo sviluppo dell'equazione stessa. Ma invece io vi confermo e continuo a confermarlo, e se qualcuno di voi avesse voglia, perché ha delle basi matematiche sufficienti o fisiche sufficienti, di ascoltare tutto quello che c'è dietro lo sviluppo, io ho detto, mi sento di farlo. E questa è una premessa importante, perché ho visto che alcuni colleghi, d'altra parte molto famosi, giustamente per loro, dal loro punto di vista, giustamente possono mettere in dubbio le cose che noi andiamo dicendo. E allora, per eliminare il dubbio, io non ho altra possibilità
prendo le equazioni, le sviluppo e a questo punto faccio vedere il risultato che corrisponde a questo. Ma al di là di questa grande, importante considerazione che vi ho fatto, voglio soffermarmi su un aspetto che diventa di fondamentale importanza. E qual è questo aspetto? È l'aspetto che questo cappello che io prelevo 3, 4 e che metto al centro di questo circuito rappresenta la situazione fino a quel momento lì, guardate bene, fino a quel momento lì, della storia clinica che mi riguarda. E a questo punto anche qui mi sono domandato, ma come viene espressa questa storia clinica? Com'è che il capello mi trasferisce delle informazioni? Poi ho detto discuteremo sul senso dell'informazione, sul significato dell'informazione, ma l'informazione parte di qua. E a questo punto mi sono chiesto, questa informazione deve tenere conto di tutto il mio vissuto. E il mio vissuto è sicuramente tutto ciò che è capitato nel mio corpo più tutti gli elementi che sono esterni al mio corpo ma che inducono situazioni particolari nel mio corpo. Tanto è vero che voi avete visto anche questa mattina con un grande esperto e che ci sono come dire, delle valutazioni che sono complesse obiettivamente, però da un quadro generale. E allora questo quadro generale proviene dalla sorgente, da questa. E mi sono domandato, e dovete domandarvi, ma questa sorgente che cosa esprime se non una successione di informazioni che io da fisico vi dico essere lo spettro. E lo spettro di cosa? Il spettro delle frequenze complessive, perché vedete, per quelli che mi hanno ascoltato più volte e sono partito dalle basi della biofisica, oggi non ho il tempo perché arrivo sparato sulla questione dell'S-Drive, ma voi sapete che tutto ciò che avviene nell'organismo umano sì, è biochimico, regolato da regole biochimiche, da reazioni biochimiche, sì, sempre, veramente è la verità. Però dietro questa verità c'è il rovescio della medaglia, ovvero tutto quello che noi da medici rappresentiamo come relazioni di tipo biochimico hanno risvolto di bioreazioni biofisiche. E allora traduciamo in qualche modo questo senso. E le informazioni che arrivano dal capello sono rappresentate da uno spettro di frequenze. Allora tutto ciò che avviene nel nostro organismo è vero che è biochimico e lo vedremo e lo esaminiamo giustamente facendo i medici, ma c'è quell'altro aspetto che è biofisico e l'aspetto biofisico è rappresentato da un insieme incredibile, complesso di picchi, di andamenti, di frequenze molto ampie. E qui faccio un inciso per noi medici, ma in fin dei conti il nostro corpo dovrebbe, uso il condizionale come vedete, dovrebbe ricevere dentro uno spettro di frequenze che è quello dovute ai miei sensi, non so, la gamma di frequenza degli occhi che varia, ma è una gamma di frequenze, uno spettro che si chiama spettro visibile, ma uno spettrino rispetto allo spettro complessivo. Pensate alle basse frequenze, ma pensate alle altissime frequenze,
i nuovi sistemi di comunicazione, il 5G, i satelliti che ti trasmettono, un caos. Ma a questo punto mi sono domandato, ma noi che abbiamo uno spettro così piccolo rispetto all'immensità dello spettro che ci circonda, che ce ne frega? Scusa, ma se io sono così, cosa me ne frega delle basse frequenze o delle altissime frequenze? E no, qui crolla tutto. Perché? Perché se parlo di alte frequenze, ci sono quello che noi fisici chiamiamo sottarmoniche, ovvero armoniche che sono di frequenza via via inferiore e che entrano nel mio spettro di frequenza. Io sono un ricevitore, ma certo che ricevo nella mia gamma di frequenza, che è questa, è quella degli occhi, è quella delle orecchie. E no, è limitativo questo discorso, perché ci sono, ho detto, le altre frequenze che entrano per Giorgio, che è successo? È successo un pasticcio. Ah, ecco. Ecco, scusate, perché il mio telefono non ha centrale. Allora stavo dicendo, ma se il mio spettro è questo, visivo e uditivo, perché non ci complichiamo la vita parlando delle alte frequenze? Perché ci sono le sottoarmoniche, ovvero quelle armoniche che sono di frequenza inferiore, multipli inferiori, e che entrano nel mio spettro. E così le basse frequenze, che a questo punto potrei dire, ma chi se ne frega? E no, perché ci sono le armoniche, che sono multipli delle frequenze basse, che entrano nel mio spettro. E allora voi capite bene che lo strumento che ci permette di tenere conto di tutte queste variabili, non a caso parliamo di epigenetica, perché l'epigenetica abbiamo visto, e non sono certo io il maestro che insegna a voi, ci sono stati i nostri colleghi che vi hanno fatto delle dotte lezioni sull'epigenetica. Comunque, voi sapete che l'epigenetica va al di sopra della genetica e quindi tiene conto di tutte le variabili, che sono le variabili ambientali, le variabili sociali, le variabili prodotte dagli inquinamenti, dai rapporti, amore sì, amore no, delusioni, conflitti sociali, prende tutto questo. Ma chi è in grado di rilevare tutto questo? Perché noi medici, quando visitiamo il nostro paziente, lo visitiamo, facciamo l'anamnesi, facciamo tutte le valutazioni necessarie, facciamo anche tutti gli esami necessari, che sono a corredo della valutazione che singolarmente noi facciamo. E l'S-Drive funziona in questo modo, cioè utilizza le informazioni che provengono da uno spettro complesso. E mi piacerebbe farvi una lezione di fisica, ma non voglio. Farvi una lezione per farvi vedere che quello spettro complessivo rappresenta una serie incredibile di dettagli meravigliosi che ti dicono tutto. E la dimostrazione è proprio quella che voi questa mattina, e io parzialmente ho visto, vi ho detto, vi hanno dimostrato. Questo sembrerebbe quasi fantascienza. Perché? Perché da uno spettrino, perché noi rappresentiamo, rispetto all'immensità di questo spettro, alla complessità di questo spettro, una parte veramente modesta. Ma mi piacerebbe farvi vedere
che da quella parte di spettro noi possiamo avere delle informazioni meravigliose. E a questo punto uno si domanda, ma lo spettro che cos'è? E ve l'ho detto, ho cercato di dirvelo. È una successione di andamenti di frequenza, vedete il mio dito che si muove come se simulasse lo spettro di frequenza, e a questo punto questo spettro di frequenza potrebbe essere in qualche modo memorizzato da un sistema, dal vostro computer di casa, dal vostro portatile. No, non può essere. Perché? È perché questa curva che io faccio vedere, rappresentata al mio dito, che si muove nel tempo e fa queste robe qua, questo andamento, è chiaro che questo per noi fisici lo chiamiamo andamento analogico, ovvero continua in poche parole. E allora un computer non è in grado di seguire un andamento in continuo. Ma io ho la soluzione. Noi fisici abbiamo trovato la soluzione. Noi matematici abbiamo trovato la soluzione. E qual è? È tradurre uno spettro continuo, ovvero analogico, in successione di punti. E i punti hanno la coordinata XY, ovvero due valori. Ogni punto è caratterizzato da due valori. E quindi significa che una qualunque curva analogica può essere tradotta attraverso una successione di punti in maniera digitale. Ecco allora, colleghi, quella complessità della curva analogica la rendo digitale, e una qualunque successione di segnali digitali possono essere tranquillamente memorizzati da un sistema informatico, dal vostro computer portatile. E attraverso internet che succede? Che la posso mandare dall'altra parte del mondo. Lo dico sempre, dall'altra parte del mondo, via internet. E dall'altra parte del mondo ci sarà un ricevitore che non è altro che un computer, che riceve questo segnale, nel caso nostro è in Europa, quindi non è neanche dall'altra parte del mondo, è a Hamburgo, in Germania. Quindi lì riceveremo lo spettro proveniente dal nostro capello, lo spettro. E là cosa si farà? Ci saranno, come dire, un grosso sistema di elaborazione dati che andrà a confrontare attraverso dei parametri, ovviamente, andrà a confrontare con segnali che sono stati valutati, con spettri che sono stati valutati, e nel giro di pochi, direi secondi, ma per modo di dire minuti, sono 15, 14, e arriverà una serie di informazioni relative allo spettro del paziente. E qui sottolineo un fatto, perché molti medici ci fanno questa domanda, che è una domanda intelligente e nello stesso tempo senza senso. Perché? E perché allora arriva questo malloppo ricco di informazioni, e a questo punto è come se io, sfogliando quel malloppo, mi permettessi di dire al mio paziente: questa è la diagnosi. Ma quando mai? Ma quando mai, colleghi? Ma quando? Se io faccio fare l'esame del sangue? Ma se io faccio fare l'ecografia? Ma se io faccio fare la TAC? Se io faccio fare la risonanza? Chi fa la diagnosi? Quello che mi manda la risonanza? Quello che mi manda la TAC? Quello che mi manda l'ecografia? Ma manco per sogno. Io faccio il medico e utilizzerò questo insieme di risultati che provengono da strumenti fondamentali a corredo della diagnosi che io farò. E l'S-Drive fa la stessa roba.
anzi integra, perché mi dà delle visioni che sono profondamente diverse rispetto alle visioni che sono abituato con l'attacco, la risonanza, ecografia o gli esami del sangue. Evidente che se uno pensa di confrontare qui il dubbio, confrontare gli esami che provengono dagli esami del sangue con l'S-Drive, e sbaglia. Perché? È perché là sono esami di tipo diverso. Qui sono esami che danno risultati in funzione di uno spettro di frequenza che è biofisico, non è biochimico come l'esame che io posso avere dall'esame del sangue. Quindi quando uno dice, ma professore, ma non c'è corrispondenza, ma certo che non c'è corrispondenza. Perché non c'è corrispondenza? Perché sono l'uno il rovescio della medaglia dell'altro. Ecco, cari colleghi, e qui avremmo veramente bisogno, secondo me, ma non è possibile, perché sono convinto che voi rifiutereste un discorso troppo, come dire, legato ai concetti della fisica. E sarebbe forse anche ingiusto, sbagliato, forse anche inopportuno. Ma badate bene che tutto quello che io ho cercato di dirvi nel poco tempo che vi ho portato via, prima di arrivare di nuovo in maniera operativa e valutare questa cosa meravigliosa che sono le informazioni che provengono dall'S-Drive, e io mi farei vedere addirittura, guardate, questo è fatto da me, è scritto a mano da me, guardate le onde, ma guardate questa, che io ho tradotto in un disegno meraviglioso che verrà pubblicato, che è questo. Ma succede una roba meravigliosa in questo circuito che sembra, e che io semplifico ogni volta come circuito risonante. Sì, è vero, è un circuito risonante, ma dietro questo circuito c'è una fisica della risonanza che è spaventosa. Ma è spaventosa per chi? È per quelli che chiaramente non hanno le basi. Vedete, questo è un disegno che io ho ricostruito e ho fatto vedere come in questo circuito risonante avvengono dei fenomeni che sono incredibili, e che la fisica, se non avessimo la fisica quantistica, sarebbero fenomeni non spiegabili. E allora, cari amici, quello che stiamo raccontandovi molto spesso, io più qualche altro collega, ma forse il fatto che io mi trovo con questa doppia veste da fisico, da una parte che cerca di tradurre in maniera semplice concetti nella medicina, e da medico dall'altra, è che a questo punto sa utilizzare sapientemente segnali, decodificare questi segnali, e a questo punto veramente con grande capacità interpretarli. E noi abbiamo la pappa fatta, la pappa pronta, perché un conto che io mi prenda il gusto di decodificare i segnali che provengono da queste onde, ma questo lo faccio da fisico, è un conto di... Ma a me, in fin dei conti, da medico, cosa interessa? Certo, interessa sapere
che la provenienza sia una provenienza seria, ditemi. Ma a me interessa il risultato. Bene, cari colleghi, io non ho voluto convincere nessuno. Sono partito però da concetti profondamente scientifici. Sono arrivato nel campo della medicina, che non è proprio, come continuo a ribadire, una scienza, è un'arte. E noi medici dobbiamo avere la capacità di utilizzare tutti gli elementi che provengono da scienze, e questa è una scienza, per essere sapientemente utilizzati al servizio nostro, ma per il nostro paziente. Perché vedete, e mi viene quasi da sorridere, perché in tutti i convegni che io faccio, che ho fatto tanto, anche come direzione generale degli ospedali che ho avuto l'onore di dirigere, di sentire che l'interesse del medico è mettere al centro il nostro paziente. Bene, io vi garantisco che io l'ho sempre messo al centro, e per metterlo al centro ho dovuto utilizzare tutte le conoscenze possibili, e il fatto di avere avuto la fortuna, l'opportunità di utilizzare segnali, informazioni che arrivano da discipline che sembrerebbero non avere nulla a che fare con la medicina, ben utilizzare quelle informazioni al servizio del mio paziente, che metto sempre al centro del mio operato. Ecco perché S-Drive, che difendo non per interesse ma per scienza, è uno strumento che ritengo di fondamentale importanza, cari colleghi. E se c'è qualche collega che ha dubbi, mi venga pure a tirare la giacca. Io avrò molto piacere di perdere un po' del mio tempo, si fa così per dire, non è mai perso il tempo, ma per perdere il mio tempo per approfondire maggiormente tutto quello che io capisco, che per un medico che non ha le basi di biofisica possa sembrare una roba da fantascienza. Bene, ribadisco, non è fantascienza, ma è veramente scienza. Penso che con questo io possa terminare il mio breve intervento e augurarvi buona lezione operativa su questo strumento di grandissima importanza scientifica. Grazie, grazie di cuore, grazie Pier Giorgio. Veramente meraviglioso anche il fatto proprio di avere conferme da un professionista, un medico, un fisico, ma soprattutto una persona di altro profilo scientifico, ma soprattutto per tutto quello che hai fatto in tutti i tuoi anni di divulgazione di questa straordinaria materia che è la biofisica, la medicina quantistica, i tuoi libri, l'acqua. E certo, la prima cosa che ho fatto anch'io 4 anni fa, se ti ricordi, sono venuto da te con quella riunione dove Carlo ci ha presentato a 4-5 medici, eravamo 4-5 persone, per capire a che punto potevamo spingerci. E non c'era assolutamente nulla, solo il dispositivo, ancora i report in inglese, e ancora eravamo veramente all'inizio in Italia, in altre parti del mondo già, però sai, non è facile dopo, soprattutto anche nella mia posizione, ma anche nella nostra posizione, insomma, di sposare da un punto di vista tecnico e scientifico uno strumento così importante, se poi non ci sono le basi e non ci sono le evidenze.
Oggi è un'altra sfida, direi, vinta, no? Tra virgolette, per la soddisfazione che abbiamo nel vedere la clinica. Adesso avete visto oggi quanto passione ha questo dottor Rada. Anche vedremo il dottor Allegrini tra poco, i medici che sono collegati, che stanno avendo ottimi risultati. Vogliamo solo contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone senza sostituire nulla, perché questo sappiamo che non è possibile, e chi dice che con un integratore, e sapete quanto io ci tengo a un integratore come Cellfood, possa risolvere tutti i problemi, non è vero. Bisogna agire su un discorso veramente globale. Sì, Cellfood può fare anche la differenza in molti casi, però voglio proprio ringraziarti, Pier Giorgio, per questa tua passione e grande esempio di veramente alta professionalità. Grazie. Grazie, grazie.